Buongiorno a tutti, sono Gemma Carolina Bettelani e sono una dottoranda del Centro di Ricerca Enrico Piaggio e del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Pisa. Il titolo del mio lavoro è Model Predictive Control Framework to Guide the Movements Rely on Tactile Illusions. Come abbiamo mostrato nei nostri lavori precedenti, il senso del tatto è in grado di guidare i movimenti della mano e in particolare se un soggetto deve muoversi dritto davanti a sé col polpastrello del dito indice su una superficie che presenta delle righe sorientate, la direzione di moto stimata dal senso del tatto è perpendicolare alle righe. Perciò, mentre il soggetto compie il task, percepirà una direzione di moto che è spostata verso la direzione perpendicolare alle righe. La direzione di moto percepita dal soggetto è indicata con teta nella figura. Per questo motivo il soggetto tenderà a correggere andando nella direzione opposta rispetto a quella data dal senso del tatto per percepire appunto di andare dritto. In particolare la direzione di moto percepita dal soggetto data da teta sarà uguale alla somma pesata della direzione di moto stimata dal senso del tatto indicata con T e quella data dalla propriocezione classica indicata con P, che assumiamo sia uguale a quella della direzione attuale di moto del soggetto, con il vincolo che la somma di due pesi sia uguale ad 1. Questa slide mostra un esempio di task compiuto dal soggetto. Lo scopo di questo lavoro è quindi quello di utilizzare l'illusione tattile precedentemente mostrata per guidare la mano del soggetto verso un punto A, mentre il soggetto percepisce di muoversi verso un altro punto B. A questo scopo abbiamo utilizzato la stima di un filtro di Kalman mostrato nei nostri lavori precedenti e abbiamo implementato un model predictive control per trovare l'orientazione ottima della piastra. Questo problema è stato implementato in simulazione e l'orientazione ottima delle ridges deve minimizzare un funzionale di costo che vediamo mostrato nella slide e in particolare questo funzionale di costo è dato da due contributi. Il primo contributo è dato dalla differenza della direzione di moto percepita dal soggetto, teta cappuccio K stimata dal filtro di Kalman e dalla direzione di moto che i soggetti devono percepire di raggiungere, che chiamiamo target virtuale. L'altra parte del funzionale di costo è data dalla differenza della direzione di moto effettivamente compiuta dal soggetto e dal target che i soggetti devono effettivamente raggiungere, che chiamiamo target reale. Visto che appunto questo problema è stato implementato in simulazione, la direzione di moto del soggetto è stata aggiornata come mostrato dalla formula nella slide, dove U è il comando motorio. I risultati implementati per una direzione di target reale pari a 0 gradi e una direzione di target virtuale pari a 8 gradi mostrano che il 90% delle traiettorie della mano simulate si trovano in un range di più o meno 1.5 gradi rispetto all'orientazione del target reale. Quindi, in conclusione, in questo lavoro abbiamo presentato simulazioni di un problema di ottimizzazione per trovare a ogni istante di tempo l'orientazione ottima delle ridges per guidare la mano di un soggetto verso un punto A, mentre il soggetto percepisce di muoversi verso un punto B. Questa strategia potrebbe essere utilizzata in futuro in applicazioni in cui si ha un solo oggetto fisico, quindi un solo oggetto reale, e molti oggetti virtuali. Inoltre, in lavori futuri, questa strategia verrà applicata in simulazione per diverse orientazioni di target reali e virtuali e verrà inoltre applicata in esperimenti con soggetti. Grazie a tutti.